personale dei lavoratori della giustizia oggi in assemblea in tutta Italia, quali sono le rivendicazioni? Le rivendicazioni sono queste. Prima di tutto rivendichiamo la nuova geografia giudiziaria fatta non in collaborazione con le organizzazioni sindacali, ma bensì decisa a livelli romani e portata avanti fino alla fine. Nonostante a Chiavari sia stato costruito un nuovo tribunale, costato alla comunità 14 milioni di euro, nonostante i disagi del personale, Genova accoglie 12.000 fascicoli con un personale praticamente dimezzato, non c'è organizzazione e soprattutto quella parte di Liguria rimane, come d'altro canto Sanremo e Ventimiglia, rimane senza la presenza dello Stato. Questo per noi era da organizzare in un'altra maniera e soprattutto l'organizzazione nuova della giustizia non si parte chiudendo dei tribunali, ma bensì cercando di avere nuove prospettive per il personale giudiziario, accedendo ai concorsi, facendo dei concorsi nuovi e tenendo presente che l'età media di un dipendente del Ministero della Giustizia è di 54 anni. E per ultimo, nel decreto del fare sembrerebbe che si vogliano assumere liberi professionisti in pensione come notai, avvocati, per smaltire le sentenze del civile. Allora noi ci chiediamo, invece di prendere persone che sono già in pensione, perché non prendiamo i nuovi laureati in giurisprudenza o quant'altro e diamo lavoro ai giovani?